Ottobre 1949 nasce la Repubblica Popolare Cinese, alla sua guida Mao Zedong. Da quel momento gli Stati Uniti agiscono come se la Cina comunista non esistesse. E quando le guardie rosse, con il libro rosso in una mano e il fucile nell'altra, terrorizzano il paese, tra Cina e America non restano che gli insulti. La Cina è la causa principale di tutti i problemi attuali dell'Asia. Se la Cina non fosse divenuta comunista, non ci sarebbe stata una guerra in Corea, né ci sarebbe alcun conflitto in Indocina. 20 gennaio 1969, alla Casa Bianca arriva Richard Nixon e Nixon decide di giocare la carta cinese. È proprio Nixon, l'anticomunista Nixon, sarà il presidente, il primo presidente americano a cercare il dialogo dopo 20 anni di gelo con la Cina marxista di Mao. Quello che vi proponiamo oggi è il racconto degli incredibili retroscena di questo incontro che ha cambiato la storia del XX secolo. Un racconto fatto di diplomazia segreta, di colpi di scena, ma anche di durissimi bracci di ferro. Tutto ha inizio a pochi giorni dall'insediamento di Nixon alla Casa Bianca. È il 27 gennaio del 1969. Signore e signori, questa è la mia prima conferenza stampa e posso quindi immaginare che ci siano molte domande. Di conseguenza... Al nuovo presidente, i giornalisti chiedono subito se Washington proseguirà la sua politica di opposizione alla Repubblica Popolare Cinese. Al momento, la politica del nostro paese prevede una ferma opposizione all'ingresso della Cina comunista nelle Nazioni Unite. Personalmente ritengo che sarebbe un errore se gli Stati Uniti cambiassero politica nei riguardi della Cina. In realtà, appena una settimana dopo, nell'intimità dello studio ovale, le cose iniziano a cambiare. Ho inviato una nota a Kissinger per fargli presente che tra tutte le varie questioni che dobbiamo affrontare, la Cina ha la priorità assoluta. Ricordo benissimo che Henry, tornando dallo studio ovale, disse: Al, a quanto pare il capo vuole aprire delle relazioni con la Cina. Nixon pensava di poter sfruttare la Cina per mettere sotto pressione l'Unione Sovietica e per avere un aiuto in Vietnam. Dissi a Kissinger, non ci credo, non un soldato della guerra fredda come Nixon. E lui mi rispose, secondo me ha perso la testa. Non avevo la minima idea di come trattare con i cinesi. Pensavo, se seguono i precetti della rivoluzione culturale, non c'è nessuna possibilità di dialogo. Richard Nixon si è impegnato a porre fine alla guerra in Vietnam. Perfino per un soldato della guerra fredda, di fronte ai 15.000 soldati americani morti, trattare con i comunisti sembra preferibile a far loro la guerra. Il punto è come trattarci. L'occasione si presenta a Nixon 3 settimane dopo il suo insediamento. Tra Unione Sovietica e Cina sorge una disputa su un problema di confini. A sorpresa, i russi inviano il loro ambasciatore a chiedere aiuto al loro nemico di sempre, gli americani. Pensavamo che gli americani dovessero sentire la nostra versione dei fatti. Dobrinin venne da me e mi riferì dello scontro avvenuto presso il fiume Ussuri.
Mi propose esplicitamente di gestire la questione insieme. Non era mai capitato. I sovietici ci informavano sui dissidi tra loro e una terza parte. Mi chiedevo se Dabrinin non stesse esagerando, se non fosse tutta una finzione. Quando però ci mettemmo a studiare insieme la cartina, mi si accese come una lampadina. E quella lampadina per Kissinger significa arrivare a mettere due potenze comuniste l'una contro l'altro. È arrivato il momento di prendere l'iniziativa con la Cina. Il piano prevede di passare attraverso l'ambasciata americana a Varsavia. Però c'è un problema. L'ambasciatore americano in Polonia è un diplomatico esperto e molto prudente, forse troppo prudente. Chiesi a Stossel di stabilire al più presto dei contatti, ma lui era molto refrattario, considerava la mossa troppo rischiosa. Allora lo feci venire a Washington e lo portai da Nixon. Ricordo che l'ambasciatore Stossel venne nel mio ufficio. Di fronte a Kissinger gli dissi: mi raccomando, la prossima volta che si troverà a un ricevimento a Varsavia, cerchi l'ambasciatore cinese e vada da lui a salutarlo. Ma per un ambasciatore americano andare a salutare il suo omologo cinese non è così semplice. Di solito cinesi e americani evitano persino di guardarsi. E c'è anche un altro problema. All'ambasciata americana nessuno sa che volto abbia l'ambasciatore di Pechino. Il rischio era che l'ambasciatore Stossel andasse a salutare l'ambasciatore mongolo, o peggio ancora vietnamita, dicendogli che il presidente degli Stati Uniti voleva migliorare i rapporti con il suo paese. Ogni ambasciata organizza un ricevimento per il giorno della festa nazionale. Quest'anno l'ambasciata jugoslava organizza una sfilata di moda. Proprio mentre la passerella sta per concludersi, la delegazione cinese esce in tutta fretta. Gli americani corsero verso di noi e quando furono vicini ci dissero in polacco: siamo dell'ambasciata americana. Riuscì a fermare l'ambasciatore cinese sui gradini del Palazzo della Cultura e gli dissi: il mio ambasciatore ha un messaggio per lei. L'ambasciatore sbuffò e disse: ho visto il presidente Nixon a Washington. Vuole stabilire delle relazioni con la Cina. L'iniziativa di Varsavia non va a buon fine. Funzionari del Dipartimento di Stato temono che l'apertura di Nixon alla Cina possa turbare le relazioni con gli alleati in Estremo Oriente, Vietnam del Sud, Filippine, Corea del Sud, Giappone e Taiwan. I membri del governo cinese in esilio sono fuggiti a Taiwan. Per Washington quel governo è l'unico legittimato a rappresentare l'intera Cina. È vero. L'intenzione di aprire alla Cina non fu apprezzata da tutti. Anzi, ci furono molti dubbi e reticenze. E proprio per tutto il bailamme che si venne a creare, ci fu il rischio che l'iniziativa abortisse ancor prima di nascere. Parlammo con vari paesi comunisti. Contattammo la Romania, ad esempio. Ma il fatto è che i cinesi non si fidavano dei comunisti. E allora ci rivolgemmo ai pakistani. La situazione del Pakistan è unica al mondo. Il suo presidente, Yahya Khan, si incontra infatti a cena un mese con Nixon alla Casa Bianca e il mese successivo con il premier cinese a Pechino. Yahya Khan riferisce al premier Chuen Lai che il Pakistan è il canale segreto dell'America per arrivare alla Cina e chiede al suo ministro degli esteri di aiutarlo. Il presidente mi disse: vorrei affidarle qualcosa di molto importante e delicato. Una cosa di cui da ora in poi solo io e lei saremo al corrente in tutto il Pakistan. Tutti i messaggi venivano scritti a mano per evitare passaggi intermedi ed eventuali fughe di notizie. Non venivano conservate copie. Yahya Khan
disse al premier che aveva un messaggio da parte del presidente Nixon. Voleva inviare un emissario in Cina. Nixon voleva che America e Cina divenissero paesi amici. Il premier cinese rispose: ci penserò e vi farò sapere. Chu Enlai ha buoni motivi per essere evasivo. Solo lui e una stretta cerchia sanno che anche il leader indiscusso della Cina, Mao Zedong, sta riconsiderando la propria politica estera. In tutti gli incontri cui io stessa ho preso parte, Mao ripeteva in continuazione: ricordatevi che per noi ormai la minaccia peggiore viene dall'Unione Sovietica. È per questo che Mao ha scelto di rompere il ghiaccio con l'America. Altrimenti la Cina avrebbe avuto nemici su due fronti. Americani e cinesi, insomma, hanno un interesse comune: contenere la minaccia sovietica. Per 6 mesi Nixon aspetta una risposta da Pechino. Poi alla Casa Bianca finalmente arriva un messaggio scritto a mano e Kissinger si precipita nello studio ovale. Kissinger mi disse: presidente, questo è il messaggio più importante che un capo di Stato abbia mai ricevuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Mentre me lo leggeva, gli tremava la voce. Gli dissi chiaramente che secondo me quella era una rivoluzione diplomatica. Scesi di corsa e vidi una bottiglia di brandy molto pregiato che qualcuno mi aveva regalato dopo l'insediamento. Non l'avevo mai aperta. Era un Courvoisier, uno dei brandy migliori. I due brindano all'invito ufficiale a Pechino di un rappresentante americano che prepari la visita dello stesso Nixon in terra cinese. Si tratta ora di decidere chi inviare. Kissinger ritiene che dell'iniziativa non debbano occuparsene né il Dipartimento di Stato né il suo capo Bill Rogers. Henry continuava a dirmi: non voglio informare Rogers, sono certo che ci sarebbe subito una fuga di notizie. Gli risposi: Henry, e devo averglielo detto almeno una decina di volte, Henry, Bill Rogers terrà la bocca chiusa. Il fatto è che Rogers voleva sempre informare tutti. Non ricordo neanche quanti deputati e senatori. Anzi, è proprio per questo che Nixon disse: dobbiamo farlo fuori. Solo una persona sarebbe stata in grado di gestire situazioni in cui la segretezza è la priorità, e questa persona era il consigliere alla sicurezza Henry Kissinger. Kissinger attua un elaborato depistaggio. Ufficialmente è in partenza per una missione in Asia. A metà del viaggio, tuttavia, il consigliere scompare. Ora serve soltanto un pretesto. Mettemmo su quello che avevo definito lo scherzo di Delhi. Inventammo che durante la tappa in India Kissinger aveva subito un avvelenamento da cibo. Dal Pakistan parte la notizia volta ad ingannare tutti. La stampa mondiale, lo staff dell'ambasciata americana, gli stessi membri dell'amministrazione Nixon. Il presidente Yahya Khan mette in atto il piano chiamato in codice Marco Polo. Yahya ci invitò a cena. Durante il banchetto finsi di sentirmi male. Yahya disse allora che mi avrebbe fatto portare a una residenza in collina, dove a volte si ritirava anche lui per riposare. Annunciammo che Kissinger era esausto a causa del lungo viaggio e del forte caldo, e che necessitava di almeno un paio di giorni di riposo per rimettersi in sesto. A questo scopo, aggiungemmo, sarebbe stato condotto presso una stazione collinare a circa 3.000 metri di altezza, chiamata Natiagali, a poco più di 2 ore di viaggio da Islamabad. Più tardi verranno diffuse addirittura delle immagini con la sagoma di un uomo somigliante a Kissinger a Natiagali. Il piano in realtà prevede che il ministro degli esteri pakistano conduca il vero Kissinger ad una base aerea militare, ma il ministro non riesce a trovare le chiavi della macchina. Alla fine decido di svegliare mio figlio, che aveva usato la macchina la sera prima. E infatti aveva le chiavi sotto il cuscino del letto. Mentre me le dà, con l'aria allarmata, mi chiede: che succede? Mamma sta male? State andando all'ospedale? Sono 2:30 di notte, cosa sta succedendo? Io, per calmarlo, gli rispondo: no, va tutto bene.
È solo che andiamo a Natiagali per un paio di giorni di riposo. E lui mi fa, alle 2:30 di notte. Non capirò mai la vostra generazione. Ci precipitammo sull'aereo. Un motore era già acceso e il pilota stava accendendo l'altro. Portammo la scaletta di corsa verso il portellone. E dentro l'aereo, ad aspettarci, c'erano i cinesi. Devo essere sincero. Non sapevo chi fosse Kissinger. Aveva un grosso cappello nero e portava gli occhiali scuri. Su quell'aereo trovammo 4 cinesi vestiti con la tipica uniforme di Mao. Il loro compito era scortarmi fino in Cina. Il problema è che nessuno ci aveva avvertito. Sul volto della guardia del corpo di Kissinger notai un'espressione di terrore. Quando vide quei 4 cinesi, pensò subito che in realtà si trattava di un sequestro. E così partimmo verso l'ignoto. Sull'aereo personale del presidente pakistano, circondato da cinesi mandati da Pechino a scortare il barbaro in rotta verso la civiltà, Kissinger è come un moderno Marco Polo alla scoperta della Cina. E mentre il moderno Marco Polo americano Henry Kissinger vola verso la Cina, alla Casa Bianca il suo vice Alexander Haig lancia l'allarme. Nessuno ha ancora informato colui che ha il compito di gestire la politica estera americana, e cioè il segretario di Stato William Rogers. Andai da Nixon e gli dissi: credo che dovremmo informare Bill Rogers del fatto che Henry sta andando a Pechino. Rogers non criticava il fatto che Kissinger si occupasse della questione, quanto piuttosto il fatto che gli fosse stato dato troppo potere. Con Rogers imbastì una storia per cercare di indorare la pillola. Gli dissi: sai, Bill, ormai Kissinger si trovava a Islamabad. Improvvisamente gli si è presentata questa occasione e l'ha presa al volo. Eravamo partiti da poco. Wong Hyrum venne da me e disse: il signor Kissinger vorrebbe parlarle. Non parlava inglese, quindi mi disse: allora mi alzai e andai da lui. C'era Kissinger completamente solo. Mi disse: John, non è che avresti qualche camicia in più? Sembra incredibile, ma in questi viaggi così ad alto livello sorgono problemi banali. Che so, mi sarò portato abbastanza camicie in valigia? In quella occasione avevo messo 2 o 3 camicie in un'altra valigia, nel caso mi fossero servite. Solo che la valigia era rimasta a Islamabad. Il fatto è che, avendo fatto tutto di corsa, Kissinger si ritrovò in Cina solo con la camicia che aveva indosso. Lo guardai e gli dissi: Henry, non ti sei neppure seduto a trattare con il leader della Cina che ci hai già rimesso la camicia. E Kissinger si mise a ridere come un matto. Gli accordi tra Washington e Pechino prevedono che la missione di Kissinger resti segreta. Se l'organizzazione di una visita di Nixon dovesse fallire, si potrà sempre negare che Kissinger sia mai andato. Per precauzione, tuttavia, i cinesi riprendono i vari incontri. Queste immagini che vi presentiamo non sono mai state viste al di fuori della Cina. Secondo i piani, gli americani trascorreranno 2 notti a Pechino in una residenza segreta, dove nessuno li vedrà. Dopo l'arrivo di Kissinger, giunge la notizia che sta per raggiungerlo il premier cinese. Fino a quel momento Kissinger sembrava tranquillo, poi improvvisamente cominciò a diventare molto teso. Henry Kissinger sta per stringere la mano del primo ministro di un governo che per l'America ufficialmente neppure esiste. Per di più, con una camicia di diverse taglie più grande. C'è una famosa foto che riprende Kissinger e Chu Enlai che si stringono la mano. Guardandola si ha l'impressione che Kissinger stia dicendo: cosa posso farci? Era veramente a disagio per quella camicia.
E come se non bastasse, quella camicia era stata fabbricata a Taiwan e portava l'etichetta Made in Taiwan. Ancora oggi scherzo sempre sul fatto che quando dissi ai cinesi che Taiwan era vicino al mio cuore, lo dicevo anche fisicamente. La questione cruciale, del resto, è proprio Taiwan e l'appoggio fornito da Washington. Sono 20 anni che gli Stati Uniti, incuranti di Pechino, sostengono che il governo di Taipei è il solo ad avere legittimità. Come concordato con Nixon, ora però Kissinger dirà a Chuen Lai che l'America è pronta a lasciare Taiwan e stringere una nuova alleanza con l'altra Cina. Fu io a buttar giù quella dichiarazione d'inizio incontro in cui Kissinger diceva che gli Stati Uniti non sostenevano l'esistenza di due Cine, cioè una Cina e una Taiwan, né tantomeno una Taiwan indipendente. La preparai insieme a lui in modo che dicesse esattamente quella frase su Taiwan. E infatti al momento dell'incontro con Chuen Lai, Kissinger pronunciò quella frase. A quel punto il premier cinese rispose: «Molto bene, ora possiamo andare avanti». In cambio di questa apertura su Taiwan, Kissinger chiede alla Cina aiuto per la guerra in Vietnam. È il momento di giocare la carta russa. La linea era: se questa guerra andrà avanti, i russi guadagneranno una sempre maggiore influenza. Ma se troviamo un accordo, entrambi ne trarremo vantaggi. Nessun accordo. Le truppe americane se ne devono andare. Chuen Lai disse chiaramente: ve ne dovete andare dal Vietnam. Lasciate che i vietnamiti risolvano da soli i loro problemi. Ci aspettavamo quel tipo di risposta, ma la cosa più importante era che quell'incontro poteva essere interpretato dai vietnamiti come un atto di tradimento da parte della Cina. Chuen Lai aveva davanti a sé uno o due foglietti che aveva scritto a mano lui stesso, ma mentre parlava non li consultò quasi mai. Kissinger si sentiva un po' a disagio, aveva un mucchio di libri davanti. A un certo punto prese la pila di libri e la spinse violentemente da una parte. E da quel momento quei libri non si videro più. La mattina dopo i cinesi insistono per portare gli ospiti a fare un giro turistico. Ma Kissinger non sembra dell'umore adatto per una gita. La prima delle due giornate in Cina è trascorsa senza che Kissinger abbia raggiunto il suo obiettivo, un invito ufficiale per il presidente Nixon. E del resto è proprio su questo invito che Pechino e Washington si giocano la partita. I cinesi attendevano l'annuncio per poter dire: vedete, Nixon sta smaniando per venire in Cina e noi siamo così gentili e bravi da concederglielo. La versione degli Stati Uniti invece era: la Cina non vede l'ora di far venire Nixon e Nixon è felice di accettare questo invito. Sia Washington che Pechino vogliono che questa visita avvenga, ma nessuno ha intenzione di chiedere che si realizzi. Quando Kissinger e il suo staff lasciano Pechino, nelle loro borse hanno un singolo foglio di carta su cui le due parti evitano accuratamente di richiedere che il viaggio si compia. L'annuncio che sto per farvi sarà letto contemporaneamente negli Stati Uniti e a Pechino. Sapendo il desiderio espresso dal presidente Nixon di una visita personale alla Repubblica Popolare Cinese, il premier Chuen Lai, a nome del governo della Repubblica Popolare Cinese, ha formalizzato l'invito al presidente Nixon a visitare la Cina. Il presidente Nixon accetta l'invito con molto piacere. Non mi sono affatto sentito escluso né sottovalutato. Penso piuttosto che... Per il segretario di Stato Bill Rogers, l'annuncio dato dal presidente segna l'inizio di un periodo di profonda crisi. La fiducia degli alleati americani in Asia è messa a dura prova e toccherà a lui provare a rimettere insieme i pezzi. Il Giappone è un nostro alleato molto importante e dobbiamo continuare ad avere con quel paese ottime relazioni. E poi, ovviamente, c'è la comprensibile ira di Taiwan. Ieri sera ho ricevuto una nota dal segretario di Stato Rogers, che chiamava dalla California. L'ambasciatore di Taiwan era un mio amico, Jimmy Shen.
Quella mossa di Washington l'aveva letteralmente distrutto. Era disperato. Come ho già detto, non siamo assolutamente d'accordo e porteremo avanti la nostra ferma opposizione. La sua protesta è mirata esplicitamente a far sì che il presidente Nixon cancelli il viaggio a Pechino. È lo scopo principale della mia protesta. Nei piani di Henry Kissinger c'è anche quello di prendersi una rivincita. Da quando è salito al potere Nixon, i sovietici hanno sempre vanificato ogni suo sforzo per ottenere un invito a Mosca. Kissinger mi chiamò e mi disse: Anatoly, ho fatto un viaggio. Io sapevo che era stato in Asia, ma non avrei mai pensato alla Cina. Al Comitato Centrale la notizia fu come un fulmine a ciel sereno. Tutti i miei colleghi sostenevano che l'America sarebbe stata la prossima alleata della Cina. Quale altro scopo avrebbe avuto quel viaggio? E tutti dicevano che quando anche Nixon fosse andato a Pechino, per noi tutto sarebbe divenuto più pesante. Era difficile capire come sarebbe finita. Poco dopo, il presidente Nixon riceve un invito ufficiale anche a Mosca. Noi ci avvicinavamo alla Cina e ovviamente l'Unione Sovietica non voleva rimanere indietro, così provò ad avvicinarsi a noi. In un certo senso la mossa dei russi fece muovere i cinesi e quella dei cinesi smosse i russi. Dopo il viaggio di Henry Kissinger in Cina, gli Stati Uniti non possono più difendere il seggio di Taiwan alle Nazioni Unite. Quel seggio viene perciò assegnato alla Repubblica Popolare di Cina. Per assicurare che tutto fili liscio nel viaggio di Nixon, si procede ad una prova generale. Ma non è a Kissinger che viene richiesto di ricoprire il ruolo del capo delegazione. Con somma sorpresa di tutti e soprattutto mia, Nixon chiese a me di guidare la delegazione. Io credo che lo fece per cercare di ristabilire un po' di serenità. Io non rappresentavo una minaccia per nessuno. La delegazione guidata da Alexander Reagan rappresenta ufficialmente gli Stati Uniti e ha diritto per questo a tutti gli onori presidenziali. Ma non appena Reagan sbarca a Pechino, le cose si mettono subito male. Avemmo la brutta sorpresa di uscire dall'aereo e vedere tutti quegli enormi manifesti che dicevano «porci capitalisti» o cose simili. E mentre dall'aeroporto andavamo verso la città, sentivamo altri slogan rivolti contro di noi e contro gli Stati Uniti. A Shanghai, il cuore del commercio cinese, la delegazione viene accolta da estremisti che inveiscono contro l'America e ciò che rappresenta. Una sera ad un ricevimento, un esponente molto in vista nella comunità locale utilizza l'occasione di un brindisi per attaccare l'imperialismo statunitense. Quando terminò quel discorso, mi misi a sedere. Non avevo alcuna intenzione di rispondere al brindisi, perché non volevo che quel tipo, o qualsiasi altro cinese, pensasse che avremmo tollerato un simile insulto al nostro presidente. Dopo la cena, tutte le autorità di Shanghai vennero nel nostro ufficio a protestare. Sostenevano che il generale Haig non doveva permettersi di insultarli in quel modo. Ricordo ancora che i miei collaboratori mi dissero: «L'hai fatta grossa. Hai messo in serio pericolo il viaggio del presidente». La tappa successiva di Haig in preparazione al viaggio di Nixon è Hangzhou, residenza estiva del presidente Mao. Qui, durante un giro in barca, le cose sembrano andare di male in peggio. Eravamo sulla barca quando ad un certo punto mi resi conto che non c'era nulla da mangiare sulla tavola. Solo tè, nient'altro, né pasticcini né frutta. Inoltre, poiché non c'era sistema di riscaldamento, faceva un freddo cane. Ma fredda era anche l'atmosfera, visto che i notabili di Hangzhou non dissero una parola. Perfino l'interprete è sconcertata, tanto che si reca dal capo del protocollo ad Hangzhou per capire il motivo di tanta freddezza. Il capo del protocollo mi rispose:
Se fossi venuta ieri, avresti visto la tavola più imbandita della Cina. C'era ogni ben di Dio. Sarebbe stato senza dubbio un banchetto sontuoso. Poi però abbiamo ricevuto una telefonata da Shanghai e ci hanno intimato di essere meno calorosi. I funzionari cinesi che accompagnano Heige e la sua delegazione sono davanti a un dilemma. Perfino loro sono sconcertati. Alla fine i più giovani ci consigliarono di chiamare Pechino e così facemmo. Il nostro primo ministro ci disse che avrebbe immediatamente riferito al presidente Mao Zedong. A 24 ore dalla partenza, gli americani sono di fronte ad una grave crisi. Lasciamo Hangzhou e prendemmo un treno per tornare a Shanghai. Avemmo alcuni incontri sul treno stesso. Cercammo di capire il perché di un simile atteggiamento. Intanto arrivò la notizia che il presidente Mao giudicava l'atteggiamento tenuto verso il generale Haig e il suo staff assolutamente riprovevole. Chou Enlai fu ancora più esplicito. Disse che quello che era successo a Shanghai e a Hangzhou rischiava di distruggere in un colpo solo l'intera strategia di Mao Zedong di apertura nei confronti degli Stati Uniti. L'intervento personale di Mao è provvidenziale. Il tentativo degli estremisti di far abortire il viaggio ufficiale di Nixon in Cina è fallito. Vent'anni di ostilità e paura tra America e Cina stanno per essere cancellati dalla visita di Richard Nixon a Pechino. Ma il viaggio coincide con l'inizio dell'anno della sua possibile rielezione. Il presidente deve pensare agli elettori e il suo segretario di Stato riprende a sperare. Speriamo che a seguito di questo viaggio le nostre relazioni con la Repubblica Popolare Cinese possano migliorare, ma non possiamo sapere con certezza se gli esiti saranno positivi. Per accontentare la cosiddetta lobby taiwanese in America, tra i giornalisti scelti per accompagnare Nixon c'è anche il portavoce della destra del suo stesso partito, fortemente contraria all'apertura a Pechino. Quando mi invitarono, fu davvero una sorpresa. Tutti sapevano la mia avversione nei confronti del comunismo, e in particolare per quello cinese. A questo riguardo avevo scritto molto e in maniera molto esplicita. Sono certo quindi che alla Casa Bianca, al momento di stilare una lista, più di qualcuno avrà detto: beh, non portatevi Buckley, perché Buckley, alla vista della prima stella rossa, si irrigidirà. Come prassi, in occasione della visita di un capo di Stato ad un altro paese, viene tutto concordato fino all'ultima parola del comunicato finale. Nel caso del viaggio di Richard Nixon per Pechino, il presidente americano sembra invece puntare sull'improvvisazione. E questa volta il segretario di Stato Bill Rogers è coinvolto in prima persona nella missione in terra cinese. Stavolta Rogers potrà sorvegliare da vicino le mosse di Kissinger. Per Nixon, del resto, i negoziati con i cinesi sembrano il minore dei problemi. Per tornare a casa con una vittoria in tasca, dovrà tenere a bada la destra del suo partito. All'epoca eravamo abituati all'idea del nostro presidente che stringeva le mani dei leader sovietici. La vedevamo semplicemente come una necessità di ordine diplomatico. Ma per noi americani, i cinesi erano una cosa completamente differente. Per noi la Cina era uno stato isolato. Ma la Cina ora non è più isolata. Per prima cosa, Nixon chiede al premier Chou Enlai quando potrà incontrare il presidente Mao. Il programma, infatti, è del tutto indefinito. La delegazione USA è partita non appena ha ricevuto l'invito. Sul tentativo dei due capi di Stato di imbastire un rapporto improntato alla cordialità, pesa ciononostante la questione di Taiwan e l'impegno americano a difendere e proteggere il suo leader, Chiang Kai-shek. E Mao disse: il vostro amicone Chiang Kai-shek non sarà molto felice di questo incontro. Mao mi disse: so che il vostro amico Chiang Kai-shek mi chiama bandito.
Aspettai la traduzione e poi chiesi: «E lei, signor presidente, come chiama Chiang Kai-shek?» E lui rispose: «Beh, anch'io lo chiamo bandito». E allora Chou En-lai aggiunse: «Diciamo che tutti e due esageriamo un po'», ed entrambi esplosero in una grossa risata. Mao si comportava come se non avesse nessun altro compito al mondo che trattare con la sua controparte americana. Gli dissi: «Certo saprà come io la penso sul comunismo. Tutti mi considerano uno di destra». E lui candidamente rispose: «Oh, ma io non ho nulla contro quelli di destra». E poi aggiunse: «Ad esempio, ho molta stima per il primo ministro inglese Heath». E io: «Beh, a volte quelli di destra fanno cose di cui quelli di sinistra possono solo parlare». Sapevo di potermi esprimere così perché il mio anticomunismo era talmente noto che nessuno lo avrebbe mai messo in dubbio. Ricordo che per farlo alzare, per stringermi la mano, dovettero aiutarlo. C'erano alcune ragazzine cinesi molto graziose che lo aiutarono a tirarsi su dalla poltrona su cui sedeva. E non appena l'incontro terminò, i cinesi presero le macchine fotografiche e scattarono foto del nostro gruppo. Nixon e Kissinger presero a bisbigliare tra di loro. Gli americani hanno un problema. Mentre è presente il giovane Winston Lord dell'ufficio di Kissinger, il segretario di Stato Rogers non ha preso parte all'incontro. Kissinger si rese conto che se Rogers avesse visto quelle foto con Lord, non l'avrebbe presa bene. Ma riuscimmo a risolvere ugualmente il problema. Dalla foto che verrà pubblicata, i cinesi eliminano Winston Lord. Pechino è 12 ore avanti a New York. In patria, gli americani stanno facendo colazione quando vedono le immagini dal vivo di Richard Nixon e il suo staff che arrivano al ricevimento nella grande sala del popolo. A nome di tutti gli ospiti della delegazione americana, desidero ringraziarvi. Nixon si alzò per il brindisi e fece un discorso utilizzando un linguaggio molto ridondante. Il presidente Mao una volta ha scritto: «Ci sono tante cose che attendono con impazienza di essere compiute e con estrema urgenza». Tra le sue parole si poteva intravedere un riferimento a George Washington. Insomma, riuscì a mettere in relazione Washington e Mao Zedong. Poi, con il bicchiere in mano, andò da ognuno dei suoi commensali e fece un brindisi con tutti, un gesto davvero sorprendente. Si trattava di gente che aveva immaginato e condotto la rivoluzione culturale, dei boia di massa. Per far capire agli elettori americani che il loro presidente è veramente andato in Cina, Nixon deve sottoporsi al classico giro turistico. Il presidente Mao ha detto: «Se sei un vero uomo, devi arrivare alla cima». Oggi non siamo arrivati in vetta, ma possiamo ugualmente dire che qui a Pechino abbiamo già raggiunto la cima. Ma nella squadra di Nixon c'è ancora una persona che continua a sentirsi messa da parte. Il segretario di Stato, Bill Rogers, sembra seguire deferente il suo presidente. Ma il capo di gabinetto della Casa Bianca, Bob Holdman, annota nel suo diario: «Pechino, 23 febbraio 1972. Rogers è molto irritato perché è stato escluso dall'incontro con Mao. Mi ha chiamato per manifestarmi la sua preoccupazione, per come avrebbe reagito la stampa al fatto che non era presente in nessuno degli incontri più importanti». Il segretario Rogers ed io, in quel viaggio, eravamo con Nixon per rappresentare il Dipartimento di Stato. Ma siamo stati esclusi da quasi tutti gli incontri ad alto livello. E proprio negli incontri ad alto livello si deve mettere a punto il testo del comunicato finale della visita ufficiale di Nixon. Prima però bisogna affrontare la questione più difficile e delicata, la questione di Taiwan.
dovevamo arrivare a un compromesso. Da una parte avremmo dato a Taiwan uno status separato, dall'altra non potevamo trattare sulla richiesta della Cina di considerare Taiwan come parte della Repubblica Popolare. Lo dicemmo chiaramente, per Pechino è un punto fermo, non potete inserire nel comunicato che volete continuare a proteggere Taiwan e allo stesso tempo stabilire un rapporto con noi. E in quel momento comprendemmo che avremmo dovuto cambiare la nostra posizione su Taiwan. Dopo un'estenuante giornata al tavolo negoziale, la delegazione statunitense viene portata ad un balletto. La trama è pura ideologia. Onesti comunisti che sconfiggono il male del capitalismo. Gli appunti presi da Nixon rivelano che la sua politica a lungo termine, così come aveva già capito Kissinger durante il viaggio segreto, impone di sacrificare Taiwan e ignorare la posizione del Dipartimento di Stato. Taiwan. La nostra politica è una sola Cina. Taiwan è parte della Cina. Non appoggeremo l'indipendenza di Taiwan. Quello che cerchiamo è la normalizzazione. Piene relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare della Cina. Belle parole per il futuro. Ma se nel comunicato finale non ci sarà traccia dell'impegno americano nei confronti di Taiwan, il Dipartimento di Stato lo considererà un oltraggio. E dall'altra parte la semplice menzione di Taiwan come Stato sovrano scatenerebbe la reazione dei cinesi. A questo punto un comunicato congiunto appare improbabile. L'elaborazione del documento finale sarà un capolavoro di equilibrismo diplomatico. Il comunicato infatti recita: tutti i cinesi da entrambi i lati dello stretto di Taiwan sanno che esiste una sola Cina e che Taiwan fa parte della Cina. Di fatto il documento non dice chi debba governare quest'unica Cina. Le parti sembrano più che soddisfatte. Abbiamo approvato il testo finale con i cinesi. Il presidente Nixon lo approvò durante la notte e anche il Politburo cinese diede il suo assenso. Al Dipartimento di Stato il documento viene mostrato solo sul volo che da Pechino conduce la delegazione ad Hangzhou. Notai immediatamente che c'era un'omissione clamorosa. Non volevo credere che si fosse commesso un tale errore. E quando gli mostrai il comunicato, anche Rogers se ne rese conto subito. In poche parole si diceva che in virtù dei trattati stipulati sull'assistenza reciproca, avremmo continuato a fornire sostegno al Giappone, alla Corea, ai paesi del sud-est asiatico, all'Australia e alla Nuova Zelanda. Ma non c'era nulla riguardo agli impegni che avevamo preso con Taiwan. Per la Casa Bianca l'irritazione del segretario di Stato comincia a diventare un problema. Se Rogers decidesse di manifestare pubblicamente il suo dissenso, si aprirebbe un fronte nella destra del Partito Repubblicano. Si respirava un clima di tensione. Tutti si sforzavano di ridere, ma si capiva. Nixon fece un giro nel parco e ci sono queste immagini di lui che dà da mangiare ai pesci rossi. Lui e Kissinger si sforzavano di fare battute, ma nessuno si sentiva veramente a proprio agio. Rogers mantiene la calma fino a che la delegazione americana fa ritorno alla sua residenza. Qui chiama a raccolta tutto lo staff del dipartimento. Quando arrivai alla loro residenza, mi accorsi subito che stavano discutendo molto animatamente di qualcosa. Sono sicura che stessero decidendo qual era il momento di reagire. Rogers cercò di parlare con Nixon, ma gli passarono Oldeman, che gli disse: il presidente sta riposando, non può essere disturbato. Ma Rogers urlò: è una questione della massima urgenza. Probabilmente non avrebbero dovuto farsi vedere così da una cinese, ma erano troppo agitati per trattenersi. Era paradossale. Il segretario di Stato, che dovrebbe essere il più vicino al presidente in materia di politica estera, che non può parlare con il presidente. Dicevano che non avrebbero mai accettato, che era inconcepibile giungere ad un accordo senza che il dipartimento non fosse nemmeno stato informato.
Rogers deve aspettare che il ricevimento ufficiale si concluda. Solo allora può incontrarsi con Kissinger nella suite presidenziale. E lì la situazione esplose. Ci fu una discussione molto aspra tra Rogers e Kissinger. Nixon non era per niente contento del fatto che non si fosse ancora giunti al documento finale completo. Si aggirava in mutande nella stanza gridando ad alta voce. Alle 2 di notte sento bussare alla mia porta. Sta succedendo l'inferno e tutto per causa tua. Risposi, cosa? Che succede? E la voce proseguì, non ne ho idea, so solo che il presidente è furioso. Nixon insisteva, e anche Kissinger dovette rendersi conto che aveva ragione, che non poteva esserci una divisione all'interno della delegazione. Alla fine, con grande riluttanza, Kissinger capì che bisognava tornare al tavolo e ottenere delle modifiche. Kissinger venne rimandato al tavolo negoziale col vice ministro degli esteri cinese. Il Dipartimento di Stato non cede. Tutti gli impegni presi dagli americani con gli alleati vanno menzionati nel comunicato, anche quelli che riguardano Taiwan. Ma il mediatore cinese non accetta. Alla fine si rivolse a Kissinger e gli disse: forse dobbiamo fermarci qui. Se anche non troviamo un accordo sul comunicato, per i cinesi non fa molta differenza. Possiamo andare avanti anche senza comunicato. Quello che ho sempre molto apprezzato nei cinesi è la loro franchezza. Non c'è cosa migliore. Probabilmente sono più scaltri e intelligenti di noi. Se io avessi provato a manipolarli, mi sarei di certo trovato in mezzo a una palude. Alla fine, tutti i riferimenti ai trattati sull'assistenza reciproca vennero completamente eliminati. E per i cinesi andò bene così. Sull'aereo che conduce il premier cinese e la delegazione americana a Shanghai, dove verrà siglato il comunicato finale, l'atmosfera sembra molto cordiale. Ma su questa atmosfera cordiale pesa l'incognita a Rogers. Kissinger, infatti, non ha potuto soddisfare le richieste del segretario di Stato che ora potrebbe sollevare la questione di Taiwan. A sorpresa, però, è il primo ministro cinese Chuen Lai a trovare la soluzione. È un colpo di scena che nessuno si aspetta. Chuen Lai disse: questi sono problemi interni degli americani. Forse però noi possiamo fare qualcosa per aiutarli. Bisogna ricordare che un premier che va a far visita ad un ministro degli esteri nella sua stanza è contrario ad ogni protocollo. Bussammo alla porta. Quando gli americani ci aprirono, gli si leggeva in faccia la sorpresa di vedere lì davanti a loro Chuen Lai in persona. Cercai di nascondere la mia sorpresa e dissi: Premier Chu, benvenuto. Cosa possiamo fare per lei? E lui rispose: vorrei vedere il segretario Rogers, c'è? Gli dissi: certo. E andai a bussare alla sua porta. Segretario, il primo ministro Chuen Lai è arrivato qui da noi. Rogers disse: bene, un attimo e sarò da lui. Chuen Lai disse che era davvero apprezzabile che i nostri due paesi si fossero incontrati e che questo era l'aspetto più importante. Era certo, disse, che Rogers avrebbe compreso e fornito il suo completo assenso. Chuen Lai aveva capito che il presidente non aveva tenuto in debito conto il Dipartimento di Stato. Sono certo che Rogers apprezzò molto la scelta del Premier Chu di recarsi personalmente da lui. Al ricevimento finale, Nixon è entusiasta. Fece un discorso molto appassionato. E quella fu la parte più difficile del mio lavoro di interprete. Siamo stati qui una sola settimana. Ma questa settimana ha cambiato il mondo. Nixon era come rapito, in uno stato d'estasi, per il momento che stava vivendo. Ma voglio esprimere tutto il mio apprezzamento alla mia voce cinese, la signora Zhang. Ho ascoltato la sua traduzione. Ha svolto il suo lavoro alla perfezione. Ma dietro l'apparenza e i discorsi trionfalistici, Nixon è tormentato dal dubbio. Quella notte non riesce a chiudere occhio.
Il Washington Post già lo accusa di aver sconfessato il trattato con Taiwan. C'era una tensione palpabile. A bordo dell'Air Force One, in viaggio verso Washington, Nixon e Kissinger erano molto preoccupati delle reazioni al comunicato. Fu un'operazione che non può certamente essere definita ortodossa. Con la lobby di Taiwan corremmo senza dubbio un grosso rischio. Dissi chiaramente a tutti che se fosse il risultato che avevamo mollato Taiwan, la destra in America avrebbe creato un grosso problema. Sulla via del ritorno si oscillava tra l'euforia per il risultato raggiunto e l'apprensione per la reazione a casa. Ma i timori di Nixon si rivelano infondati. Gli americani hanno già assistito al suo trionfo in televisione. Anche grazie a questa missione, il presidente uscente stravince le elezioni. Sarà lo scandalo Watergate nell'agosto 1974 a far cadere Nixon prima che egli possa effettivamente realizzare le promesse cinesi. Ormai però le relazioni tra Pechino e Washington sono decollate. A interromperle bruscamente ci penserà molti anni più tardi un nuovo focolaio di rivolta in una piazza che diverrà sinonimo di libertà. Tiananmen.